Luca, vicepresidente del Consorzio degli Armaioli e presidente di FAIR. Quali le novità ad EXA 2013? Beh, innanzitutto, se vogliamo vederla sotto l'aspetto per quanto riguarda il Conarmi, sono appena tornato da una conferenza stampa sulla presentazione del progetto Ergon, che è la digitalizzazione per quanto riguarda la questione per la questura di Brescia. Per quanto riguarda la presentazione dei nuovi progetti di FIRE in ambito nazionale, quindi italiano, c'è la presentazione dell'intera gamma Iside ed in special modo qua a EXA la presentazione anche a livello internazionale del modello Iside Prestige, che è il modello con le cartelle laterali. Bene, qualche caratteristica tecnica? Beh, le caratteristiche tecniche, la cosa fondamentale è il discorso della bascula, quindi si parte da una bascula forgiata, da un monoblocco, quindi non ha nessuna piastra di tenuta nella parte sottostante del sottoguardia o viti o passanti, quindi è un monoblocco unico, viene ricavata da un pezzo forgiato in acciaio ed è ricavata con un controllo numerico a 5 assi. Per quanto riguarda tutte le misure sono prettamente ricavate sul calibro di destinazione, quindi il calibro 12, il calibro 20, il calibro 28 e il 410. Uscirà entro la fine dell'anno il calibro 12 e poi, per la gioia dell'amico Riccardo, uscirà anche il calibro 16. Mi hai anticipato, perché nel nostro network noi siamo gli uomini di calibro16.it. Tu sei una delle persone a cui noi facciamo sempre riferimento per quanto riguarda questa, che non è più una nicchia di mercato. No, allora, innanzitutto noi abbiamo sempre creduto nel calibro 16. Non è una nicchia di mercato per quanto riguarda determinati mercati, come può essere il mercato statunitense e il mercato inglese. È un bellissimo calibro, è chiamato il calibro dei nonni o dei papà, perché veniva utilizzato fino a poco tempo fa. È un bellissimo calibro. Ci si può togliere delle grosse soddisfazioni e noi lo riproponiamo, anche perché crediamo che qualsiasi calibro può essere considerato un calibro di destinazione per la tipologia di caccia che uno preferisce o predilige fare. Bene, a proposito dell'amico Riccardo Ceccarelli, che è il fondatore del club Calibro 16, penso che ci daremo presto appuntamento anche su un campo da tiro. È quello che abbiamo discusso con Riccardo e speriamo di ottenere anche la possibilità di fare una presentazione o una preparazione dei calibri 16 destinati per il percorso di caccia. Luca, grazie come sempre e in bocca al lupo per la fiera e per tutta l'attività dell'azienda. Grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie.